Siccome mi arrivano spesso domande sui test di ammissione, in questo video spiego come funzionano anche di fronte all'emergenza Covid, cercando di rispondere alle domande più frequenti e inoltre dispensando consigli importanti per riuscire a superare al meglio il test. Allora, per poter avere accesso all'iscrizione della maggior parte dei corsi universitari bisogna prima partecipare a un concorso. Questo perché in genere i posti sono a numero chiuso, quindi limitati, e quindi grazie a un concorso tramite una graduatoria viene deciso chi può essere immatricolato e chi no. Per poter partecipare a un concorso e quindi essere inseriti in graduatoria, prima di tutto si deve fare un test di ammissione. Nella mia università, per poter accedere ai concorsi bisogna sostenere un test di ammissione che si chiama TOLC. Nel mio caso io ho sostenuto il TOLC E, che è specifico per i corsi nell'ambito economico e statistico. In generale i test TOLC sono erogati dal CISIA, che è un consorzio di tante università che si occupa di realizzare e gestire i test di ammissione. Ormai i test sono completamente digitalizzati, infatti si fanno direttamente al computer e in situazioni normali si fanno nei computer delle sedi ospitanti del test. In questa situazione di lockdown, dove siamo tutti chiusi in casa in quarantena, sarà possibile fare il TOLC casa, cioè un TOLC normale però fatto direttamente da casa nostra e quindi rispettando i limiti della quarantena. In ogni caso, se siete interessati, vi lascio un link in descrizione dove è tutto spiegato per bene. In ogni caso, per iscriversi a questi test di ammissione è possibile farlo tramite il sito del CISIA. Andate sul sito, vi registrate e prenotate il test scegliendo tra le varie date disponibili. L'iscrizione al test costa 30 euro e possono partecipare i diplomati o chi frequenta il quarto o il quinto superiore. Il TOLC ha validità di 24 mesi e se magari tentate di dare il test più volte verrà sempre utilizzato il punteggio più alto. Il test chiaramente si può ripetere più volte, l'importante è che si aspetta un mese tra un test e l'altro. Una volta fatta l'iscrizione e dopo aver fatto il test di ammissione ci rilasciano un certificato con scritto il nostro punteggio totalizzato. Con questo certificato noi possiamo iscriverci ai vari concorsi delle università. Nella mia università, che è la Bicocca, per economia ci sono due bandi di concorso all'anno. Uno in cui le iscrizioni cominciano a marzo e finiscono a maggio con i risultati pubblicati a giugno, e un altro che comincia a luglio con i risultati pubblicati a settembre. Vi consiglio assolutamente comunque di controllare il sito della Bicocca, perché lì ci sono tutte le informazioni dettagliate riguardo ai nuovi bandi e alle date di pubblicazione. Una volta superata la data di pubblicazione dei bandi, vi consiglio appunto di controllare direttamente il bando, che è un documento PDF dove c'è tutto il regolamento e ci sono scritti i procedimenti passo dopo passo che bisogna fare per partecipare al concorso. E quindi mi raccomando, leggete tutto per bene. Quindi dopo aver fatto il TOLC e dopo che abbiamo totalizzato un buon punteggio, ci siamo iscritti ai concorsi che effettivamente si basano sul nostro punteggio inserito in una graduatoria di tanti iscritti. Facciamo un esempio. In un concorso ci sono 170 posti disponibili e poi ci sono 500 partecipanti al concorso e quindi alla graduatoria. Semplicemente i primi 170 col voto più alto in graduatoria hanno accesso all'immatricolazione. Una volta vinto il concorso avete finalmente accesso all'immatricolazione e quindi benvenuti in università. Invece adesso passiamo alla seconda parte del video, dove cerco di darvi consigli importanti per riuscire a passare il test di ammissione. Allora, semplicemente in questa seconda parte del video vi do informazioni riguardo al TOLC, vi do anche consigli importanti per riuscire a passare l'esame e inoltre cerco di rispondere alle domande più importanti. Allora, nello specifico vi parlo e vi posso consigliare riguardo al TOLC E, cioè il test di ammissione che ho fatto io. Allora, parliamo innanzitutto di come è composto questo test di ammissione. Allora, intanto cominciamo nel dire che è diviso in due sezioni, la sezione principale e la sezione dell'inglese. Semplicemente la sezione d'inglese corrisponde in 30 domande da fare in 15 minuti, però non preoccupatevi perché la sezione dell'inglese non pesa e non influisce assolutamente nel voto finale. Passiamo invece alla sezione principale vera e propria, che è quella che poi comporrà il nostro voto finale. Parlando della sezione principale, essa comprende 36 quesiti. Ogni quesito è una domanda a risposta multipla con 5 risposte possibili, ma soltanto una, quella giusta.
Nello specifico, la sezione principale è suddivisa in 13 quesiti di matematica da fare in 30 minuti, 13 quesiti di logica da fare sempre in 30 minuti e 10 quesiti di comprensione del testo da fare in 30 minuti. Allora, invece parlando dei punteggi, per ogni risposta corretta otteniamo un punto, per ogni risposta non data otteniamo 0 punti e per ogni risposta errata ci tolgono 0,25 dal punteggio totale. E se ci pensate, sbagliando una risposta perdiamo 1,25. Perché oltre a perdere un punto dalla risposta non data correttamente, in più ci tolgono uno 0,25 dal punteggio totale. E quindi bisogna stare molto attenti, perché basta sbagliare un paio di risposte e siamo veramente penalizzati. Allora, invece, chi si domanda quanto tempo occorre per prepararsi bene per il talk, io vi rispondo così. Chiaramente dipende un po' da voi, potete metterci un po' di più, un po' di meno, dipende un po' dalle vostre conoscenze di base. Il mio consiglio in generale per tutti è quello di cercare di prepararsi per tempo. Allora, condividendo la mia esperienza, io per il talk ho cominciato a prepararmi all'incirca 2 mesi e mezzo prima e fate conto che studiavo più o meno 5-6 ore a settimana. Allora, secondo me la cosa più importante è cercare di studiare con costanza. Non lo so, ritagliatevi un paio d'ore a settimana per prepararvi e concentrarvi e migliorare piano piano a fare i test. L'importante, dal mio punto di vista, è cercare di essere costanti. Rispondendo alla domanda da cosa posso studiare per i test, io personalmente ho studiato dagli alfa test. Fondamentalmente ci sarebbero due libri, uno che è un manuale di preparazione e l'altro un librone gigante dove ci sono i quiz. Allora, tecnicamente si dovrebbero comprare in coppia, però se li comprate in coppia spendete 70 euro. Se magari dovete scegliere uno tra i due, almeno io vi consiglio di scegliere il secondo, cioè quello dove ci sono 4.000 quiz per esercitarsi. E in più la cosa positiva è che c'è anche una piattaforma online dove possiamo fare quiz su quiz. Allora, invece, consigli per affrontare e superare al meglio il test di ammissione, almeno il mio consiglio principale è quello di lavorare ed esercitarvi tantissimo sui quiz. Fate quiz su quiz su quiz, fateli fino alla nausea. Più vi esercitate, meglio è. E più ne fate, più avete dimestichezza con il test di ammissione e più facilità avete ad affrontarlo. E quindi avete anche più possibilità per fare un punteggio più alto. Invece un altro consiglio importante che mi sento di darvi è quello di cercare di lavorare direttamente sulla struttura del test. Imparate a lavorare sotto cronometro. Imparate a gestire il tempo e le domande incerte. E almeno dal mio punto di vista, queste competenze di gestione sono altrettanto importanti rispetto magari ai contenuti che dovete studiare. Invece, andando più nello specifico sulle sezioni del test, vi posso dire che la sezione di comprensione verbale è quella più semplice di tutti, quindi cercate di lavorare per ottenere sempre il punteggio massimo. Invece la sezione di matematica e quella di logica possono dare un po' di problemi. Allora, almeno personalmente, la parte che mi ha dato un po' più filo da torcere è stata la parte di logica, ma semplicemente perché c'erano un bel po' di domande ambigue, cioè a volte non riuscivo a capire il senso della domanda perché c'erano delle ambiguità di risposta e quindi non capivo effettivamente cosa rispondere. Almeno per migliorare sulla logica, anche sulla matematica, il mio consiglio è sempre di fare test su test, perché alla fine, se ne fate tanti, vi accorgete che le domande un po' si ripetono tutte, quindi più ne fate, più avete consapevolezza di cosa vi potrebbero chiedere e quindi avete anche più facilità a rispondere durante il giorno del test vero e proprio. Invece, come altro consiglio, quando avete incertezza su una risposta, cercate di lasciare in bianco. Allora, ponendo il caso, per esempio, che abbiate completa incertezza su una domanda, ok? Avete lo 0,2% di probabilità di effettivamente guadagnare un punto azzeccando la domanda e poi avete il restante 0,8% di probabilità di perdere 1,25. Quindi dopo questo ragionamento fate un po' le vostre considerazioni. Allora, invece, un'altra domanda: il test è difficile? Sicuramente occorre impegno per prepararsi. Però almeno personalmente vi posso dire che non è un test impossibile e che se vi preparate bene ha una difficoltà media e comunque abbastanza fattibile. Però alla fine, secondo me, dal mio punto di vista, non sta proprio nella difficoltà del test il punto. Semplicemente voi dovete considerare che quando poi prendete il vostro punteggio del test di ammissione dovete sempre competere con altri ragazzi che hanno fatto il vostro test di ammissione e quindi alla fine voi dovete sempre cercare di fare il punteggio massimo possibile in modo tale da scalare i posti sulla graduatoria, perché più alto è il vostro punteggio maggiore è la probabilità di scalare la graduatoria e quindi essere immatricolati. A questo proposito, un altro consiglio è quello di controllare le graduatorie degli anni passati.
Così vi fate un attimo un'idea del punteggio minimo che è servito per passare e quindi essere ammessi all'immatricolazione. Il mio consiglio, se magari totalizzate un punteggio in cui siete un po' a filo rispetto magari agli anni precedenti, è quello di ripetere il test fin quando raggiungete un punteggio decente, tra virgolette, che comunque più o meno vi garantisce un'alta possibilità di vincere il concorso. Perché comunque fate conto che ci possono essere annate in cui magari il punteggio minimo per passare è più basso, altre annate in cui è molto più alto, dipende anche dal livello degli altri ragazzi che competono. E detto questo, le informazioni riguardo questo argomento per oggi sono esaurite. Se avete trovato utile questo video, vi invito a mettere un mi piace e magari ad iscrivervi. Fate conto che io pubblico settimanalmente sempre nuovi contenuti e il mio canale tratta principalmente di università, intraprendenza e economia. Detto questo, se magari state pensando di trasferirvi a Milano e fare la vita da fuorisede, vi lascio un paio di video che ho fatto riguardo a quanto costa la vita da fuorisede a Milano. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo prossima settimana con un nuovo video.